Proprio per questa onestà si è stato apprezzato ovunque anche la Lazio. La Lazio tu l'hai sempre detto come un posto particolare nel tuo cuore. Cosa ha rappresentato e cos'è per te la Lazio? La Lazio è stato un punto incredibile. Prima è stato uno dei posti dove sono rimasto più tempo. Sono 4 anni meravigliosi dove ho cominciato così così, la gente sempre mi ha voluto bene e piano piano ho riuscito a far bene come calciatore e fare soprattutto del gol molto importanti, cosa che la gente non se lo dimenticherà mai. Però abbiamo avuto un gruppo di compagni e di gruppo di allenatori che siamo riusciti a cambiare un po' la filosofia del calcio italiano, sempre la Juventus, il Milan. Abbiamo cambiato e siamo entrati noi, le abbiamo permesso anche agli altri che abitano vicino a noi a fare qualcosa di più per provarci e hanno riuscito anche loro. Tu hai detto la gente se lo ricorda, quando sei arrivato con l'Atletico da allenatore c'era uno striscione, bentornato a casa Ciolo, Roma è casa tua. Io penso che sì, io la sento così, io tanto la mia famiglia come io ho sempre avuto un gran ricevimento e si hanno comportato benissimo con me, ho degli amici ancora, tanto in tanto vengo anche a Roma e sono sicuro che qualche giorno allenerò, non si dice Allenerò. allenerò alla Lazio. Perché? Perché è la vita. Mi ha toccato venire e tornare a un club come l'Atletico di Madrid dove sono stato e dove ho dato la mia anima per far bene, alla Lazio mi è successo lo stesso. E tu hai la E, certezza che un giorno tornerai. no, quello sicuro. No, sono convinto che in tutti quei posti che sono passato come giocatore, qualche giorno tornerò.